Buon pomeriggio a tutti, siamo qui in diretta a Cittadino TV dal cuore di San Leonardo, dalla redazione del Cittadino Canadese. Quest'oggi parleremo di sport, parleremo di Formula 1 perché questa è la settimana delle settimane qui a Montreal, è la settimana che ci porterà al weekend del Gran Premio di Formula 1 del Canada. Si corre sul circuito dell'isola di Notre Dame, c'è tantissima attesa naturalmente per la Ferrari, così come per le altre autovetture che si sfideranno domenica alle 14:10. Naturalmente c'è tanta roba che gira intorno al Gran Premio, sono tantissimi gli eventi a corredo di questa manifestazione sportiva mondiale. Ci sta particolarmente a cuore quanto succederà nel prossimo weekend nel quartiere tricolore della metropoli quebecchese, ci sta particolarmente a cuore sapere quello che succederà nella piccola Italia. Allora ne parliamo con la direttrice generale della Società dello Sviluppo Commerciale Petit Italie Marché Jean Talon, Cristina D'Arienzo. Cristina, mi senti? Ti sento, Vittorio, ciao. Eccoti, benvenuta, bentrovata, come stai innanzitutto? Grazie, sto bene, tutto a posto. Eccoti, allora come procedono i preparativi per questi festeggiamenti che ormai sono alle porte? Si comincia venerdì, no? Stiamo finalizzando gli ultimi dettagli, domani è l'ultima giornata per terminare tutti gli ultimi dettagli per organizzare uno dei migliori eventi da quasi 9 anni che chiudiamo la strada in occasione del Gran Premio. L'evento durerà tutto il weekend, dunque comincia il venerdì pomeriggio intorno alle 5, sabato tutta la giornata e domenica fino alle 6 di sera. Ecco, quindi un evento che durerà 3 giorni, dall'8 al 10 giugno. Intanto invito la regia Marco a aiutarmi anche a capire con, oltre che con l'audio, anche col video. Abbiamo Cristina D'Arienzo collegata via Skype, dovremo essere in grado di vederla anche dal punto di vista video e non soltanto di ascoltarla dal punto di vista audio. Allora continuiamo, Cristina, dicevamo dall'8 al 10 giugno Boulevard Saint-Laurent resterà chiusa tra Jean Talon e Bobien e poi si comincia alle 5 di venerdì con la Banda Gentile. Sì, abbiamo deciso quest'anno di ritrovare un po' di tradizioni del quarcare al quartiere, quindi abbiamo chiesto alla Banda Gentile di venire a aprire ufficialmente l'evento. Saranno dalle 5:30 fino alle 10 di sera sul Boulevard Saint-Laurent a far sentire le loro canzoni tradizionali e un po' nostalgiche che ci sono tanto a cuore. Ecco, sono tantissime le attività per tutti i gusti, per tutte le età. Facci un po' un elenco così veloce delle cose che le persone potranno fare tra venerdì e domenica su Boulevard Saint-Laurent. Beh, io direi innanzitutto la bellezza del nostro evento è che noi chiudiamo al traffico 1,2 km di strada di Boulevard Saint-Laurent, che è riempito soprattutto con dei chioschi e terrazze dove si può mangiare. Nella piccola Italia ce n'è per tutti i gusti, che sia gelato, che sia pizza, che sia una porchetta. Invitiamo la gente a venire gustare un pranzo o uno snack al volo nel quartiere. Bello, bello. Quindi, poi c'è anche lo spritz rinfrescante che, voglio dire, può aiutare così guardare le qualifiche e anche la corsa con più gusto. Assolutamente sì, lo spritz è immancabile, è una delle bevande che noi preferiamo qui nel quartiere, un aperitivo, uno spritz è qualcosa che non può mancare, insomma ecco. Bisogna venire a farsi uno spritz qui, altrimenti ci saranno anche, novità di quest'anno, 7 stazioni di giochi interattivi gratuiti, offerti liberamente al pubblico. Sono dei giochi che sapranno divertire tutte le età, per i bambini, per gli adulti, per i bambini e gli adulti insieme. Abbiamo allestito tra l'altro un circuito di kart a pedali, dunque bisogna faticare un po', ma è un grande circuito di circa 150 piedi sul boulevard che farà divertire soprattutto i più piccoli. Altrimenti ci sarà un baby foot a dimensioni umane, dove le persone potranno entrare e giocare direttamente all'interno. Ci saranno dei premi in palio, tra cui dei biglietti per andare a vedere l'Impact durante la stagione. Se no avremo anche un percorso di mini golf con 9 buche che saranno personalizzate all'immagine di Montreal. Sarà un mini golf unico che non si è mai visto
nella città, e diversi altri giochi come un percorso di skate elettrico, una pista di bocce, o diversi piccoli giochi che potranno divertire grandi e piccoli. Ecco, quindi quasi quasi a questo punto uno può anche non andare direttamente lì all'isola di Notre Dame e godersi tutto il weekend nella piccola Italia, perché c'è poi anche l'offerta enogastronomica che è molto importante, no? Cosa che non trova, cosa che non si trova altrove negli altri quartieri e nelle altre attività organizzate in giro per la città. Beh, direi che noi siamo un'alternativa. Io consiglio ai visitatori che vengono a Montreal di fare tutto, di andare in tutti i quartieri, ovviamente, si possono andare al circuito, di andare a vivere l'esperienza della corsa, ma se cercano un ambiente che è un po' più familiare, più relax, più in stile dolce vita, evidentemente che li invitiamo a venire nella piccola Italia. Tra l'altro, venire durante l'evento è anche l'occasione di andare a frequentare la chiesa storica del quartiere, che è la Madonna della Difesa. Tra l'altro, il Comitato Feste della Chiesa organizza sabato e domenica, lo stesso weekend, la festa di Sant'Antonio. Quindi, per quelli che amano ancora di più le tradizioni e magari anche l'aspetto più religioso, beh, li invitiamo a fare entrambe le cose: a venire da noi a vedere la corsa, mangiare qualcosa e poi andare a seguire la processione. Ci saranno degli spettacoli. Domenica ci sarà anche giocacchione nel quartiere al Parco Dante. E per quelli che non vengono tanto spesso, gli suggeriamo anche di andare a fare un giro al mercato Jean Talon, che è sempre uno dei posti più belli da visitare nel quartiere. Quindi uniamo il laico e il profano. E poi per quanto riguarda la mostra di automobili c'è anche qualcosa di storico, no? Beh, abbiamo diversi club che si installano sul sito durante l'evento. Abbiamo all'incirca una cinquantina di veicoli che saranno esposti, tra cui le Fiat 500, immancabili, sono sempre lì ogni anno. Abbiamo il club Alfa Romeo che viene a esporre le sue automobili. Abbiamo il club Tesla, a cui teniamo tanto perché sono delle vetture, scusami, sono delle macchine elettriche, molto interessanti. Dunque, ce ne abbiamo poi per tutti i gusti, ci saranno anche delle macchine più americane, modificate, insomma, una bella Di esposizione tutto di di più. Senti, l'unica cosa che manca adesso è anche, diciamo, l'assistenza di Madre Natura. Aspettiamo tutti che il weekend sia baciato dal sole, che ci sia il bel tempo, perché se dovesse esserci la pioggia, tutta questa organizzazione potrebbe un po' risentirne, no? Ah, di sicuro se c'è la Facciamo pioggia, gli non scongiuri, sarebbe la Cristina. stessa cosa. Noi abbiamo fatto gli scongiuri. E fino ad ora sembra che ci siano 25 gradi e soleggiato. Allora. Dunque si preannuncia un weekend perfetto, Noi perfetto. ce lo auguriamo, il successo di un evento come quello che organizzate voi poi determina anche il successo di tutto quello che succede nella città con il Gran Premio a rappresentare naturalmente il core business, l'evento principale. Senti, per quanto riguarda invece il parcheggio, la gente che viene lì vuole partecipare, però magari dice ma non vado perché sarà complicato, difficile parcheggiare. Ci sono dei suggerimenti che tu puoi dare a queste persone? Beh, di sicuro è un weekend dove parcheggiare in città è particolarmente complicato. Noi quello che proponiamo alla clientela è di utilizzare il nostro servizio di valet. Ci saranno tre stazioni di Debarcadero di valet dove i clienti possono lasciare la loro macchina, pagare una piccola cifra e non avere nessun pensiero di dove trovare parcheggio. Un'altra soluzione per quelli che non vogliono necessariamente pagare 12 dollari di valet. Possono sempre andare al mercato, ci sono dei parcheggi sotterranei e esteriori che sono disponibili. Quello esteriore è aperto tutta la sera, dunque anche quelli che vengono in serata potranno parcheggiarsi. Per i più giovani forse, o le persone che amano le applicazioni e la tecnologia, noi abbiamo anche un partenariato con un'applicazione che permette un po' come Airbnb di affittare i posti di parcheggio dei privati indipendenti. Si chiama City Parking. Ci sono diversi posti che saranno disponibili nel quartiere, dunque invitiamo le persone a scaricare l'applicazione e a utilizzarla per prenotare il parcheggio ancora prima di venire nel quartiere o nel momento in cui arrivano, cercare il parcheggio disponibile e affittarlo attraverso l'applicazione.
Bello, bello. Diciamo che questo è un momento importante per il quartiere. I negozi hanno bisogno di questi eventi per promuovere i loro prodotti e anche le loro eccellenze. Quindi tutti ci auguriamo che questa manifestazione, che questa iniziativa possa avere un successo, che possa essere un richiamo non soltanto per gli italiani. Voi vi rivolgete a tutti, no? Non soltanto agli italo-canadesi. Cristina. Noi ci rivolgiamo a tutti gli amanti dell'italianità, se vuoi, e a tutti gli amanti del quartiere. Per noi il weekend del Gran Premio è la celebrazione ufficiale dell'inizio dell'estate, quindi noi il quartiere si mette bello per festeggiare con il pubblico e dare un'idea di cosa sarà l'estate nella piccola Italia. Voilà. È come un po' una vetrina, ma è veramente una maniera per... Siamo contenti che finalmente l'inverno sia finito, ci mettiamo in strada e festeggiamo con il pubblico. A questo punto non dobbiamo far altro che augurarci che la Ferrari vinca per coronare un weekend meraviglioso, no? Caratterizzato da un pit stop obbligatorio alla piccola Italia. Cristina. Assolutamente sì, viva allora, Ferrari sempre. Se dovessimo, diciamo così, dare un consiglio tra venerdì, sabato e domenica, visto che le persone vogliono fare il tour della città, qual è il momento, quali sono i due o tre momenti secondo te principali, quelli più indicati per venire a fare un giro lì al quartiere tricolore della città? Io consiglio al pubblico di venire a guardare le qualificazioni da noi, prenotare un posto su una terrazza, prendersi uno spritz, guardare le qualificazioni e poi farsi un giro con la famiglia nel quartiere. Secondo me è il miglior momento. Il sabato pomeriggio è sempre un momento dove però c'è anche molta più gente, quindi gli amanti della tranquillità potrebbero venire piuttosto la domenica mattina. Il sabato ci sono diverse attività anche di danza che sono organizzate sulla strada, quindi è un po' più animato, se vogliamo. Sì. Gli amanti della folla che vengano sabato, gli amanti della tranquillità che vengano domenica. Va bene, quindi uno può calibrare e declinare al meglio, diciamo, i propri programmi in base anche all'offerta variegata che fate voi della società di sviluppo dell'Appetit Italy. Allora, noi vi facciamo in bocca al lupo per questa iniziativa. Cristina, allora tu sei una fan della Ferrari oppure non so, vuoi che vinca per l'ennesima volta Hamilton con la Mercedes? Assolutamente no, io sono una fan della Ferrari, tra l'altro sono cresciuta a 10 minuti dal circuito di Monza, quindi per me andare a vedere la Formula 1 è qualcosa che fa parte della mia educazione. Voilà. Ecco, perché tu sei originaria di Milano e dintorni, no? Quindi è per questo. Esatto. Sì. Va bene, va bene. Allora noi ti facciamo l'in bocca al lupo e ci rivediamo per strada tra venerdì e sabato per magari prenderci uno spritz insieme a tutti coloro che vorranno farci compagnia. Rivolgiamo l'appello, non mancate da venerdì a domenica a queste iniziative organizzate da Cristina e la società dello sviluppo commerciale della Appetit Italy. Volevi dire qualcosa, un ultimo appello, qualcosina al volo per chiudere, Cristina? Voglio solo dire che sono tutti benvenuti e ci farà veramente piacere accogliervi nel quartiere. Non vediamo l'ora di questo weekend. Per noi è il weekend più importante dell'anno e spero che sia per tutti. Allora io non direi di no a un invito di Cristina D'Arienzo della società di sviluppo commerciale dell'Appetit Italy. Grazie per essere stata con noi in diretta e le immagini che ci hai fornito sono immagini tue, sono immagini vostre. Abbiamo visto in sovrimpressione mentre tu parlavi le immagini dell'anno scorso, se non sbaglio, no? Sì. Quanta gente c'è stata negli anni passati e quanta gente aspettate che partecipi quest'anno? E poi terminiamo, Cristina. Noi ci attendiamo 150.000 persone durante il weekend, quindi in base a orari più o meno occupati, ma abbiamo negli anni tra i 150 e 200.000 secondo le annate. Ebbene, speriamo che quest'anno si possa arrivare a 250.000. 250.000 sia. Prossima, ciao. Ciao Cristina, ciao. D'Arienzo, direttrice generale della società dello sviluppo commerciale Piccola Italia, Marche Jean Talon. Grazie Cristina ancora per essere intervenuta in diretta a Cittadino TV, questo che è il canale digitale del cittadino canadese, il giornale
italiano di Montreal. Abbiamo voluto così dedicare questa mezz'ora, questi 20 minuti al Grand Prix, al Gran Premio e alla piccola Italia. La piccola Italia merita l'attenzione della stampa e merita l'attenzione di voi lettori, spettatori, affinché possiate sostenere queste iniziative attraverso la vostra partecipazione. Grazie ancora e buon weekend a tutti e buon Grand Prix, e quindi che vinca il migliore, cioè vinca la Ferrari. Ciao!